Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio andare a scoprire questo sito, wish.com. Sicuramente ne avrete già sentito parlare, è un sito famosissimo e tra l'altro anche molti youtuber hanno fatto un video su questo sito in cui acquistano, eccetera. E voglio fare un esperimento, voglio acquistare alcune cose che costano un euro perché mi sembrano troppo belle per essere vere. Cioè, sono quelle cose che dici, ma dai, non può essere che un paio di occhiali così, non lo so, un anello del genere mi costa solo un euro, non ci credo. E quindi mi viene il dubbio che forse quello che ricevo non sarà esattamente quello che vedo nell'immagine, solo perché appunto mi sembra che il valore sia ben superiore ad un euro. E quindi voglio fare questo video esperimento con voi. Sono su wish.com e andiamo ad esplorare un attimino, vediamo che cosa ci propone questo sito per un euro. Ok, ci siamo, andiamo su wish.com. E in realtà vedo che ci sono anche delle cosine gratis. Questo mi sembra ancora più strano, ragazzi, perché vabbè, quindi gratis però paghi la spedizione, ok? E vabbè, vediamo, esploriamo, vediamo un attimino. Allora, vedo subito questa collana ad un euro. C'è scritto in alto a destra, c'è scritto 18K, che immagino stia per 18 carati, meno 93%, significa che praticamente andiamo a pagarla nulla, e il costo era 15 euro, adesso è 1 euro. Va bene, acquistiamola. Queste sono le foto. Sembra effettivamente... No, vabbè, qui mi sembra un bracciale, però effettivamente nelle foto sembra una collana d'oro. E c'è scritto anche, allora, notare la descrizione che è lunghissima. Allora, European Fashion Luxury 5mm Men Women Fashion Solid 18K Gold Chain 1630 Inch Necklace 20cm Bracelet Bride Wedding Engagement Fine Jewelry. Ok, questa è la descrizione di questa collana. Allora, dobbiamo selezionare la misura, scegliamo una via di mezzo e clicchiamo su buy. Ok, ah ok, nei recently viewed in alto ci sono le cosine che io ho già visualizzato e quindi andrei a vedere proprio questi. Allora, phone wireless charger, 1 euro, quindi un charger wireless, un power bank che ti carica il cellulare però senza fili, figata. Anche qui ci sono le foto, benissimo, quindi è disponibile anche in varie colorazioni, evidentemente. La descrizione è: Universal Phone Wireless Charging Power Pad for Mobile Phones Wireless Charger. 1 euro. Prima costava 23 euro, adesso costa 1 euro. Mi sembra un po' strano che da 23 euro si passi a 1 euro, ok? Però non si sa mai. Seleziona il colore. Allora, io farei white and green, il primo, ma sì, visto che rosa non c'è. Bye. Ok, adesso allora abbiamo la collana che dovrebbe essere d'oro, ma ho i miei dubbi, per 1 euro, e questo Universal Wireless Charger. Ok, proseguiamo. Vedo qui a 1 euro anche questi animaletti che vanno a coprire il caricabatterie dell'iPhone, del cellulare, e sono molto carini, ce ne sono diversi, c'è il coniglietto, il gattino, il cane, la rana, il panda, insomma il coccodrillo, eccetera eccetera eccetera, anche il camaleonte addirittura. E beh, devo dire, molto carino. Descrizione: cartoons, animal bite, cable, data protector, dogs, cats, cute shaper, winder, organizer for iPhone, iPad, data, line protector, phone, accessories. Queste descrizioni vogliono dire tutto e niente. Non so se avete un po' di dimestichezza con wish.com, io sinceramente non molto, non ho mai acquistato nulla e quindi mi sembra un po' ridicolo questo. Evidentemente cercano di mettere più nomi possibili nella descrizione in modo che la gente trovi su Google o comunque trovi sui motori di ricerca i loro prodotti, però viene fuori una roba un po' comica. Select size, si va a scegliere l'animaletto. Ragazzi, ovviamente scelgo cat, gatto, ok? Bye. Forse questo per 1 euro mi sembra spiegabile, il power bank wireless e la collana in oro non ci credo tanto, però questo
penso che sarà molto simile alla descrizione o comunque alla foto. Staremo a vedere, staremo a vedere. Poi, allora, che carine queste lucine. Sono gratis. Si paga soltanto la spedizione. Poi vedremo se è vero comunque. 30 meters, 30 LEDs. No, 3 metri. 3 metri, 30 lucine a LED. Beh, sembrano molto carine. Mi piace molto questo effetto vaso con tutte le lucine all'interno. Vorrei proprio averle. Anche in acqua? Oh mio Dio, questo non lo sapevo. Beh, sembrano davvero molto 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 carine. E la descrizione è 20-30 LED Battery Micro Wire String Fairy Party Christmas Wedding Christmas Light Holiday Waterproof Night Lights LED Light Lamp. Ok? Questo è il prodotto. Size, cosa scegliamo? 2 metri mi dà gratis, 3 metri anche. A questo punto sceglierei 3 metri, visto che entrambe sono gratis. Color, scegliamo il colore, direi... Oh, c'è pink, ovviamente pink. Ok, fatta. Sembra che sia veramente gratis. Ci sono anche 915 reviews. Io vorrei un attimino andare a vedere i reviews. Su 5 stelline i reviews sono a 4.4. Cute little lights, perfect for my son's nursery, arrived early, love them, but no batteries. Ok, però insomma, mi sembra che per un euro, se non ci siano le batterie, insomma, niente male. Comunque, TA, can't wait to use the light, arrived early, love these lights, I love it very nice. Ok, insomma, i commenti, i review sembrano onesti e veri. E quindi procediamo, bye. Ok, poi, oh wow. Allora, qua sotto c'è questo orologio che sinceramente mi ispirano un poco ed è gratis. Non so come possa essere vero questa cosa. Sembra molto molto carino, tra l'altro, con tutti questi svarostini attorno al quadrante, numeri romani, molto elegante, anche il rosso molto carino. Devo dire che, oh, c'è anche rosa. Devo dire che, insomma, questo è il classico, sembra troppo bello per essere vero, perché com'è possibile che sia gratis, a meno che la spedizione non venga magari a costarmi 100 euro. La descrizione: Women Fashion Luxury Leisure Set. Oh, Ogre, non so cosa sia, Leather Stainless Steel Quartz Watch. I reviews, 4.446 ragazzi, 4 stelline su 5, vediamo. Loving it seems okay so far. Love it, it's beautiful. I love it but it took too long to come. Arrived early, insomma alcuni dicono che arriva in anticipo rispetto a quello che dicono, altri dicono che arriva in ritardo, penso dipenda da dove siamo. Love this item, pretty but had no replaced battery. Beh, vabbè, non c'è la batteria di ricambio, ma insomma per... riceverlo a gratis mi sembra il minimo. It's a quartz watch, great for the price. Questo dice mid quality, color not matching exactly the picture, quindi il colore non è esattamente come in foto, qualità media, ma gli altri insomma addirittura dicono che è arrivato in anticipo, postano la foto, muito bonito, insomma, très joli, un po' grande, però insomma mi sembra tutto sommato che per essere gratis niente male. Andiamo a vedere pink. Ok, se lo seleziono in rosa mi costa 2 euro, quindi non è... Allora, vediamo, red è gratis, allora rosso è gratis, nero è gratis, bianco 2 euro, ah, hai capito, brown, marrone è gratis e dark blue anche in blu scuro mi costa 2 euro, quindi bisogna stare un attimino attenti perché a seconda della colorazione cambia il prezzo evidentemente, quindi rinunceremo a prenderlo pink e tra quelli disponibili io direi di prenderlo rosso, facciamo rosso, ok, bye. Ok, la cosa però che mi ha colpito ancora di più rispetto all'orologio è questo anello meraviglioso, ragazzi. Questo anello meraviglioso è gratis. Non so come sia possibile. Sembra troppo bello per essere vero, ma sinceramente è troppo bello per essere vero. Allora, la descrizione. Halo Cushion Cut 18 Karat White Gold Diamond Engagement Ring. Io, cioè, non è possibile, ragazzi. C'è scritto... oro bianco 18 carati, ma può essere che sia gratis ed è in oro bianco 18 carati? Dai ragazzi, non ci credo, cioè sarebbero andati in rovina. Size, boh, non lo so, facciamo un 7, una via di mezzo. Colore white gold, beh, solo questo è disponibile, ok.
Non lo so, non so cosa pensare, non posso crederci che sia veramente in oro 18 carati, non lo so, comunque, bye e vedremo che cosa ci arriva. I rating com'erano? Beh, solo 59 reviews, quindi questo deve essere stato aggiunto relativamente di recente, comunque 4 stelline su 5, cioè voglio dire, tutti i reviews sono molto positivi. Questo dice, it wasn't exactly like the one in the picture, cioè non è esattamente come l'anello nella foto, ma senza dubbio è comunque molto bello, sono molto soddisfatto, eccetera eccetera, ed è arrivato 2 settimane in anticipo rispetto alla data di consegna prevista, quindi insomma sembra veramente troppo bello per essere vero, a meno che queste recensioni non siano state fatte da loro del sito, ma non voglio speculare su questo. Anzi, beh, c'è da dire però che in molti mettono la foto, quindi insomma sembra veramente bellissimo. Wow, ok, va bene, vediamo questa foto, beautiful dicono. Boh, ok ragazzi, nessuno menziona se è veramente in oro 18 carati oppure no, però voglio crederci, diamo il beneficio del dubbio a questo sito, voglio crederci. Poi, molto interessanti sono anche questi occhiali stile Ray-Ban, Aviator, eccetera. Beh, a vederli sembrano strafighi, poi questo selfie molto figo, molto figo. Descrizione, new arrival, unique, sexy, temperament, designer, aviator, designer. Aviator sunglasses, top selling, classy, unisex, rimless, metal, aviator sunglasses. E sono disponibili in diverse colorazioni, molto belli, insomma, sembrano veramente strafighi, tipo Ray-Ban. Costano un euro, anche qua. Come fanno a costare solo un euro? Non lo so, vedremo che cosa ci arriverà. Andrei a selezionare silver, vediamo se mi cambia il prezzo a seconda del colore. Black, green, blu, no. Red, orange, red. No, il prezzo è esattamente lo stesso. Qui sono più, non voglio dire onesti, ma qui sono più trasparenti. Andrei a selezionare silver. Vediamo che cosa ci arriva. Dalle foto, oh, ho grosse aspettative per questo mio shopping su wish.com. Bye. Ok. E poi un'altra cosa che mi interessa molto è questo prodotto della Farsali, che non è gratis, non costa un euro, ma ne costa 4. Però ragazzi, il prezzo di questo prodotto su Sephora, ve lo faccio vedere, è, vedete, Farsali Rose Gold Elixir, olio secco per il viso. Allora, qui abbiamo da Sephora, 30 ml ci costa 48 euro, ragazzi. Qui, questo se non sbaglio è, allora, 30 ml mi costa 4 euro. Com'è possibile? Non lo so. Come fanno quelli di Sephora a venderlo a 48 euro mentre su wish.com lo vendono a 4? Non lo so. Probabilmente non sarà autentico, probabilmente non sarà originale, lo penso anch'io sinceramente, diciamoci la verità, però dalle foto sembra effettivamente originale, io adesso non so cosa devo pensare, insomma, però sarei molto 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 interessata di provare a vedere che cosa mi propongono, perché è disponibile sia in white, black e purple. Io andrei con il white, che è esattamente lo stesso che abbiamo da Sephora. Ciao gatto Denver, whatever. Risponde sempre. Addirittura c'è scritto che se lo aggiungo al carrello adesso il prezzo sarà più basso. Ok, proviamoci, bye. Andiamo a vedere subito il carrello. Effettivamente è più basso di 20 centesimi, perché adesso mi costa 3,80 euro. Ok, ragazzi, ricapitolando, queste sono le cosine che noi abbiamo acquistato da wish.com. Allora, che acquisteremo da wish.com. Allora, tra l'altro non ho letto la descrizione di questo prodotto. Hot products, day creams, moisturizer, elixir, radiating moisturizer, skin care products, Farsali, rose gold, oil 30 ml. Notare che tipo la parola moisturizer l'hanno ripetuta 2 volte, spesso non ripeto le parole 2 volte, così tanto per. E quindi abbiamo questo della Farsali. Poi abbiamo gli occhiali Aviator stile Ray-Ban. Poi abbiamo l'anello
in oro bianco, che non so come sia possibile, ma sembra che sia in oro bianco. Poi abbiamo l'orologio con tutti gli Swarovski attorno al quadrante, molto carino, con cinturino rosso che cambiava prezzo a seconda del colore del cinturino. Poi abbiamo le lucine in LED carine da mettere, molto, molto, come dire, molto Christmassy, molto natalizie, ci piacciono. E poi abbiamo l'animaletto che si mette sul caricabatterie. Abbiamo il caricabatterie wireless per il cellulare e poi abbiamo questa collana, anche questa sembra che sia in oro 18 carati, oro giallo, io no, non so che cosa pensare. Quindi vediamo, il totale è di 7,75€ per i prodotti che stiamo ordinando, la spedizione shipping è di 15€, quindi praticamente ci costa il doppio la spedizione rispetto ai prodotti che abbiamo ordinato, il totale è di 22,75€. In ogni caso, secondo me, 22,75€ per tutti questi prodotti che stiamo ordinando non è poi tantissimo, considerando che ad esempio solo il Farsali, l'olio secco, cioè da Sephora, costava, quant'era, andiamo a rivedere, 48€. Quindi io procederei al checkout e vediamo un po'. Ok, qui devo inserire tutti i dati per il pagamento, non vi farò vedere questo, ma ci vedremo tra qualche giorno, suppongo, e vedremo che cosa ci arriverà. Ok, mia family, ci siamo, è arrivato tutto e devo dire che è arrivato anche più in fretta di quanto fosse segnalato sul sito come data di spedizione, quindi sono molto soddisfatta per il momento. Andiamo a scoprire insieme che cosa abbiamo ricevuto. Allora, il primo ho spacchettato, è arrivato tutto in questi pacchettini così piccolini, veramente abbastanza insulsi, però chi se ne frega, insomma. I prodotti sono arrivati tutti integri, vi anticipo. Il primo, che è quello che mi entusiasma di più, è questo della Farsali, che è appunto questo Gold Elixir per il viso, che Sephora vende a tipo questo prezzo gigantesco. E una cosa però che noto da subito è che questo sicuramente non è un prodotto da 30 ml come c'era scritto nelle indicazioni sul sito, questo è un prodotto da 15 ml, sembra l'originale, però non ho l'originale, quindi non posso confrontarlo con il prodotto originale e non so se è vero. Lo testerò sperando di non avere una qualche reazione allergica. Fatto sta che, ok, c'è ancora un pezzettino di nylon, l'ho tolto, ma fatto sta che a vederlo sembra veramente autentico. Il packaging c'è tutto, sembra originale, se non fosse per questa etichetta con tutte le scritte in vabbè, c'è scritto made in China, quindi sicuramente sarà con le scritte cinesi. No, stavo vedendo la data, c'è scritto 18 settembre 2018. Che cosa vuol dire questa data? Non è che è scaduto? Mi auguro di no, questo spiegherebbe il prezzo basso. Comunque sembra effettivamente autentico, solo che ovviamente il prezzo, anzi, solo che ovviamente è 15 ml, non 30. Però voglio dire, se vogliamo 30 ml, prendiamo due boccette di questo e costerà comunque molto, molto, molto meno rispetto a Sephora.com. Però ripeto, non sono sicura che sia autentico, questo è un po' un'incognita. Poi, le lucine che noi abbiamo ordinato sono queste, eccole qua. Anche qui c'è un'etichetta tutta in cinese, non so che cosa ci sia scritto in realtà, però andiamo a vedere le lucine. Ah, una cosa noto da subito, che avevano ragione nei review, perché non c'è la batteria e io non ho batterie di questo tipo, quindi è un pochino difficile andare a testare con voi adesso se funziona. Tutto sommato sembrano, beh, sono nuove, sono il packaging è anche stato, insomma, fatto in modo decente, sono arrivate sane e salve, le proverò, ma non penso ci siano dei problemi, insomma, basta inserire la batteria, si vede che sono assolutamente nuove, insomma, e credo siano anche funzionanti. Molto interessante, devo dire, questo sito, perché per ora mi sto, non lo so, sono stupita, non mi aspettavo che arrivasse effettivamente tutto in così poco tempo e vi anticipo che sembra tutto di, non voglio dire altissima qualità, ma sembra tutto della qualità
media che io mi aspettavo, ecco. Quindi queste sono le lucine, ripeto, non so se funzionano, devo comprare queste batterie che sono quelle piccoline, sottili, rotonde, piatte, ma vedremo, non credo ci saranno problemi. Poi c'è, ah sì, io sono più emozionata per questo che per tutto il resto dei prodotti che abbiamo ordinato, ed è lui, è l'anello in oro bianco 18 carati. Allora ragazzi, io sinceramente dubito che sia in oro bianco 18 carati, perché altrimenti non mi arrivava in un pacchetto così, ok? Ok. Fatta questa premessa però, allora andiamo ad aprirlo perché ancora non l'ho aperto. Fatta questa premessa però, non mi sembra niente male, anzi è bellissimo. Allora, credo di aver preso una misura un po' troppo grande perché mi va soltanto sull'indice. Però, ragazzi, ha una luce meravigliosa, non manca nessuna pietra, splende, che è un piacere, solo che penso sia ferraglia e non sicuramente oro 18 carati. Sto cercando il timbro all'interno della montatura da qualche parte, ma ovviamente non ve ne è traccia, quindi sicuramente non è un anello 18 carati, cioè non è in oro bianco, ragazzi. Non so come mai loro possano scrivere white gold 18 carats se poi in realtà è bigiotteria, però vi devo dire che per quello che l'abbiamo pagato, che non so se era gratis o un euro questo, però indipendentemente, per quello che l'abbiamo pagato è un anello meraviglioso e sicuramente di qualità più alta di determinati negozi di bigiotteria che ti fanno pagare insomma le cose 10 se non 20 volte di più. Quindi sono molto soddisfatta, devo dire, è davvero stupendo. Non so quanto durerà prima che si scolori, perché è ovvio che è colorato con questa specie di insomma colore argento, non è nemmeno argentato, ok, perché non c'è il timbro, però tutto sommato ragazzi, per quello che l'abbiamo pagato è strepitoso. Arriviamo all'orologio, tada, eccolo qua. Allora, devo dire che è molto simile rispetto a quello che abbiamo visto nella foto, forse me l'aspettavo un pochino più piccolino, invece mi sembra abbastanza grande. Devo dire che, allora, la qualità è un po' inferiore rispetto a quello che mi aspettavo, però, ripeto, per quello che l'abbiamo pagato non è niente male. Sicuramente si vede sul retro che è stato Denver Bastard, Denver che sta dando di matto. Gatto Denver! Cosa c'è? Io non lo so. E comunque è stato incollato insomma un po' male, cucito anche un po' male perché è un po' storto, quindi sul retro si vede, quindi insomma è stato incollato un po' così, anche il cinturino è stato cucito un po' approssimativamente, però ripeto, tutto sommato ci sono dei segni sul retro, questo devo farlo notare, ci sono diversi segni sul retro come se fosse stato usato o comunque non tenuto con cura, e c'è anche una specie di botta sul retro, cosa che non mi piace, questo non dovrebbe esserci. Altra cosa, ci sono delle macchie rosse sul retro del cinturino. C'è anche da dire però che l'abbiamo pagato poco o niente, quindi insomma, beh, effettivamente con la spedizione comunque l'abbiamo pagato qualcosina, quindi questo non consiglierei proprio di acquistarlo, a meno che non vogliate un orologio proprio come questo, insomma. Non c'è la batteria, quindi la batteria va, anzi, c'è questo pirulicchio in plastica che proverei a togliere. Vediamo se premendo la rotellina l'orologio parte. Sì! Sì, è partito, funziona, e quindi c'è anche la batteria. Direi che, vabbè, gli Swarovski sono anche molto carini, si muovono attorno al quadrante, non è niente male. Mi aspettavo qualcosina di più, ma ripeto, per quello che l'abbiamo pagato, insomma, questa è la qualità, funziona e non è neanche così brutto. Poi ci sono gli occhiali Aviator, molto fighi, molto fashion, con quel selfie fighissimo, ok. Questi sono gli occhiali che mi sono arrivati in questa busta di plastica, un po' come tutto il resto dei prodotti che abbiamo ordinato. E vabbè, naturalmente, oh mio Dio. Ok, è caduto un pezzo che sarebbe il pezzetto di gomma del lato destro che va ad appoggiarsi sul naso, ok? Appena l'ho aperto è caduto, proviamo a riappiccicarlo su e vediamo se ci sta. Ok, un po' in bilico ma ci sta, non so quanto durerà ma ci sta. Gli occhiali non mi sembrano niente male, hanno delle ditate su che non sono solo le mie,
e questo è un po' bizzarro. Tutto sommato però sembrano in buone condizioni e non sembrano neanche tanto male. Proviamoli. Ok, beh, vi dico la verità, per il prezzo che hanno non sono affatto male, sono carini, appunto sì, insomma cadono un po' a pezzi, ma sì, insomma sì, questo pezzetto continua a staccarsi, ma insomma basterebbe incollarlo. Ah no, in realtà manca la vitina, che da questa parte c'è la vitina che lo tiene fermo, saldo, dall'altra manca la vitina e non c'è effettivamente nemmeno nel pacchetto, quindi un po' un nì, ragazzi, dipende dai prodotti che acquistiamo evidentemente, quelli più sicuri sono i prodotti che non hanno tanti pezzetti che si possono rompere nella spedizione o comunque che non possono perdere pezzetti, ecco, questi insomma ho un po' un dubbio, non li consiglierei, nemmeno volendo potrei metterli a posto. Sono carini da vedere, ma la qualità lascia molto a desiderare. Poi, altro prodotto che noi abbiamo acquistato è questo, ed è il gattino che va a stare sul caricabatterie del cellulare. Andiamo ad aprire, questa è la confezione, simile a tutte le altre che abbiamo ricevuto. Devo dire che è molto molto carino questo gattino, è più rigido di quanto pensassi, me l'aspettavo più morbido, si apre sotto per poterci andare ad inserire il cavetto e questo è... sì, beh, questo non ha pezzetti che si possono rompere o cadere e quindi è arrivato integro. Niente da dire, è molto carino, un'idea simpatica e questo mi piace. E poi, ragazzi, ultimo... penultimo prodotto che abbiamo ordinato è la collana in oro 18 carati. Uso le... parentesi, le... come si chiamano? Boh, avete capito? Perché non è sicuramente in oro 18 carati. Allora, questa è la collana, ok? È molto bella da vedere. Ci hanno praticamente disegnato su questo 18K, queste tre lettere, però sicuramente non è il vero logo di un gioielliere e sicuramente non è davvero oro 18 carati. Tutto sommato però è una bella collana. Sì, Gatto Denver, non è un giochino per te questo, non è un giochino per te, mio carino duro bianco. E è una bella collana, non so quanto possa durare questo colore prima di diventare color ruggine. Mi fa molto ridere il fatto che loro abbiano cercato di farlo passare per un vero timbro di oro 18 carati disegnandoci su questo 18K in rosso, che poi il logo è anche tutto scartavetrato, strano, vabbè. Comunque è tutto sommato una collana molto carina per il prezzo che ha, però ripeto, non so quanto possa durare, però almeno è arrivata integra e non perde pezzi, quindi questo è positivo. E poi ultima cosa che abbiamo ordinato è questo power bank che carica il cellulare però wireless, quindi senza cavi. È arrivato con tutte le varie descrizioni e c'è scritto qualcosa in cinese, poi c'è il codice a barre e ovviamente non posso andare a testarlo con voi perché immagino non sia carico. Made in China, wireless charging pad. È sicuramente nuovo, perdonate Gatto Denver che non so che cosa abbia, ma sta andando in giro per la casa a gridare letteralmente, ogni tanto ha queste robe lui. C'è il carica, perché immagino si debba caricarlo prima dal computer naturalmente o da una presa insomma con l'USB e poi ti carica il cellulare in wireless. Questo ha una specie di copri coso in nylon qua dietro, quindi è sicuramente nuovo. È strano perché sembra vuoto all'interno, cioè sembra una scatola vuota, però effettivamente anche qui ci sono molti segni sul davanti, quindi sembra che sia stato, non voglio dire usato, ma magari appoggiato senza particolare attenzione, o trascinato, spostato senza particolare attenzione. Tutto sommato mi sembra un oggetto valido, proverò, vedrò se funziona davvero oppure no, devo naturalmente caricarlo prima, ma tutto sommato non è niente niente male e per il prezzo che ha appunto lo promuoverei. Quindi ragazzi e ragazze, mia family, questo è quanto. Non so bene come, perché non so se dare una valutazione positiva, negativa o neutra a questo sito, perché sostanzialmente alcune cose, tipo l'anello, tipo il gattino, tipo le luci LED, eccetera, sono molto carine e per il prezzo che hanno non sono niente male. Poi ci sono un po' queste, non voglio chiamarle, non saprei come
descriverle, perché c'è scritto 18 carati, poi mi arriva con le scritte 1-8K disegnate su in modo anche un po' così. C'è insomma l'occhiale che si spacca e manca la vite. Tutto sommato, non so, fatevi voi un'idea che cosa ne pensate. Io direi per questo wish.com un ni. Ok, né un sì né un no, un ni. Quindi questo è quanto. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate voi, se avete già acquistato su Wish, se di solito questa è la qualità che ci si può aspettare, o se sono stata fortunata o sfortunata io. Fatemi sapere, insomma, perché per me è la prima, assolutamente la prima esperienza su questo sito, ma sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate voi delle cose che ho ordinato, della qualità eccetera. Quindi scrivetemi e niente, questo è quanto. Vi mando un bacio gigantesco, mia family, perché vi voglio tanto bene. Vi abbraccio forte 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 come al solito, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!